Allora, a conclusione del discorso legato alla cartapesta e alla tradizione che in qualche modo caratterizza la cartapesta putignanese, dopo aver ascoltato i maestri cartapestai, ci sembrava giusto dare spazio, dar voce anche agli autori delle tre installazioni che hanno rappresentato una delle novità più importanti di quest'ultima edizione del nostro carnevale, installazioni che, come sapete, sono ancora presenti lungo le strade del centro urbano. Quindi buon ascolto e ci sentiamo più tardi per approfondire altri temi del nostro carnevale. Salve a tutti, siamo Marino e Biagio Guarnieri. Facciamo parte dell'associazione culturale Cartalan. Noi siamo degli artigiani della cartapesta. Questa passione ci è stata tramandata da nostro padre, anch'egli cartapestaio degli anni Ottanta. Noi di questa nostra passione ne abbiamo fatto un lavoro, quindi circa una ventina di anni fa abbiamo messo su un'azienda, una piccola azienda artigianale che si occupa della realizzazione di scenografie ed elementi scenografici in cartapesta e vetroresina. Dopo aver collaborato negli scorsi anni con altri gruppi di cartapestai, quest'anno abbiamo deciso di presentare un'opera tutta nostra. Purtroppo per mancanza di spazio e di carrelli la nostra associazione insieme ad altre non sono state ammesse al concorso dei carri allegorici. Però il merito di questo nuovo CDA è che non ha lasciato nessuno indietro, quindi ha fatto sì che tutti potessero essere protagonisti. Un ringraziamento particolare va al presidente Verdolino che ha accettato questa scommessa e ci ha dato l'ok per poter cominciare ad effettuare i lavori. Ai tavoli di discussione si è arrivata all'idea di creare delle installazioni. A differenza di un carro allegorico dove ci sono più elementi significativi ed è in movimento, l'installazione deve racchiudere tutto il suo significato in un singolo soggetto. Quindi il tema che quest'anno ha dato la Fondazione è stato la terra vista dal carnevale. Quindi bisognava creare un qualcosa di significativo, ma altrettanto simpatico e che lasciasse un messaggio positivo. Quindi la nostra installazione è ubicata nei pressi di Porta Barsento a Putignano e si intitola L'Orco Gentiluomo. Abbiamo voluto rappresentare come l'uomo maltratta la terra come se fosse un orco cattivo. Con la grande e incontrollata evoluzione automaticamente si è generato anche un grande inquinamento, a tal punto da distruggere quasi qualsiasi forma naturale sulla terra. Lo stesso orco però, nonostante tale situazione, cerca di resistere e sopravvivere regalandoci ogni bene della natura come un vero gentiluomo. La particolarità della nostra opera quest'anno sono stati gli occhi dell'orco, che sembrano naturali, quasi in sintonia e inconsapevolmente con un altro artigiano di un altro carnevale italiano. Abbiamo avuto la stessa idea, cioè quella di rendere gli occhi dei nostri soggetti in cartapesta quasi reali agli occhi umani. Noi immaginiamo la cartapesta come elemento utile da poter creare ricchezza tutto l'anno, destagionalizzandola dal carnevale, abbracciando il periodo estivo e, perché no, anche quello natalizio. Quindi il nostro augurio è che nei prossimi anni si continuino a realizzare queste installazioni con una visione a medio-lungo termine. Diciamo che tra 5 anni avremo circa 15-20 installazioni che potrebbero generare un museo a cielo aperto e attirare turisti che l'estate affollano un attimino le riviere e spostarli da noi nell'entroterra per poter ammirare questa nostra arte antica della cartapesta che contraddistingue la nostra città. Quindi infine noi crediamo fortemente in questa arte che possa dare in futuro sbocco anche alle nuove generazioni
per poter vedere realizzate le proprie ambizioni e i propri sogni. Quindi non si sa ancora come andrà a finire questa questione del Covid-19 per la prossima manifestazione del 2021, ma noi non smettiamo di crederci, continuiamo a mettere giù idee e a restare in allenamento, perché noi nel progetto Cartapesta ci crediamo fortemente. Quindi a questo punto non ci resta che salutarvi. L'associazione Cartaland, vi augura una buona vita. Ciao. Ciao ciao. Buonasera a tutti, sono Lello Nardelli, sono il presidente dell'associazione Carta in Festa. Coltivo l'hobby della cartapesta da quando avevo circa 12-13 anni e quindi è stato un susseguirsi di esperienze, di carri, cominciando facendo il ragazzetto, quindi riempendo le forme, eccetera, eccetera. Quest'anno abbiamo avuto ho avuto una nuova esperienza con il mio gruppo, fare delle installazioni. E quindi abbiamo scommesso sul fatto di creare la cartapesta che potesse stare a lungo fuori. Io sono Diego, mi chiamo Diego Simone, sono un artista. Diciamo che sono quasi nato con la passione della pittura e mi sono avvicinato al mondo della cartapesta 5 anni fa. Ho cominciato spingendo una maschera di carattere e quest'anno mi sono ritrovato, diciamo, in questa nuova esperienza a battezzare, diciamo, con il gruppo e con altre due associazioni, questa nuova iniziativa della creazione delle installazioni. Allora, la nostra installazione si chiama Equilibrio, abbiamo intitolato Equilibrio. L'idea è nata innanzitutto esaminando lo scopo che doveva avere questa installazione, ovvero dare il benvenuto agli avventori che dovevano guardare quella sfilata. Quindi non è, diciamo, come un carro allegorico che affronta una sfaccettatura ben precisa del tema, quindi in maniera anche satirica, ma è, diciamo, una presentazione del tema stesso che affronta il carnevale. In questo caso era la Terra e quindi ci siamo immaginati in maniera comica quello che sta succedendo alla Terra e quello che è la natura in sé. La cosa più affascinante della natura è appunto l'equilibrio che si ha nel sistema solare, ad esempio. Tutta una serie di casualità, tutta una serie di fattori che rendono possibile la vita sulla Terra, ad esempio. Quindi un perfetto equilibrio. E l'abbiamo messo in contrasto con l'uomo, che in realtà, da essere il frutto di questo equilibrio, come tutte le creature, gli esseri viventi della nostra terra, è diciamo, causa degli squilibri che ci sono negli ultimi anni sul nostro pianeta. Quindi simbolicamente abbiamo personificato il sole con un dio, che è appunto la tunica spaziale, e accoglie la Terra a sé per curarla e diciamo fa una sorta di ramanzina, se vogliamo, simpaticamente all'uomo. Allora, si è pensato di fare questa installazione praticamente smontabile e rimontabile con facilità per essere trasportata con ulteriore facilità. Quindi l'installazione è divisa in 4 pezzi, è alta circa 6 metri. Stiamo cercando sempre comunque di isolare la cartapesta affinché possa stare all'esterno. Abbiamo usato dei criteri che sicuramente vanno migliorati, però siamo sulla buona strada. Ritengo che l'idea è stata bella, eccezionale, difatti mi auguro che possano stare ancora più a lungo lì dove stanno, perché è un bel biglietto da visita per il comune di Putignano e quindi per il Carnevale. Allora, personalmente sono rimasto molto colpito da quanto queste installazioni abbiano avuto il loro successo, perché è stata apprezzatissima l'idea di avere dei pupi fissi che ricordino la tradizione del
del nostro carnevale, della nostra cittadina, tutti i giorni di carnevale, perché chi è putignanese lo sa che carnevale non è solo le quattro sfilate, ma comincia molto presto ed è un po' anche uno stile di vita il carnevale. Quindi il fatto che ci siano dei pupi a memoria di questa nostra tradizione, di questa nostra personalità, è stata molto apprezzata e anch'io personalmente sono molto soddisfatto. E spero per il futuro che questa cosa possa continuare, che quindi le installazioni possano aumentare, possano diventare, come diceva Lello prima, possano diventare, diciamo, una possibilità per allargare le conoscenze, per quindi diciamo portare la nostra storia di Putignano in giro per l'Italia e forse anche per il mondo, e poi perché comunque possano adornare tutta la città e non solo i tre punti, che come inizio è buono, però diciamo che avere tanti punti abbelliti a Putignano sarebbe un sogno. Mi auguro che tutto continui e che si possa fare sempre di più e sempre meglio per il carnevale di Putignano e per il comune. Ciao a tutti, sono Donato Patruno, presidente dell'Associazione Culturale Farinella. Siamo un gruppo di giovani cartapestai che dopo tanti anni passati sotto le guida di un maestro cartapestaio abbiamo appreso l'arte della cartapesta. E nel lontano 2011 abbiamo deciso di intraprendere una strada da soli creando l'associazione, la quale divulgasse la nostra tradizione popolare. In questi 10 anni abbiamo partecipato attivamente al Carnevale di Putignano realizzando maschere di carattere, gruppi mascherati in collaborazione con la palestra, 2 carri allegorici in collaborazione con il maestro cartapestaio e negli ultimi anni la decisione di partecipare al bando di prima categoria. E dopo l'ennesima esclusione, la Fondazione non ci ha voluto escluderci da tutta la manifestazione, proponendoci di passare di diritto alle installazioni. Il che queste installazioni ci hanno entusiasmato e ci hanno proposto di realizzare un'opera che fosse incentrata sul tema della terra, il tema di quest'anno. E con i miei ragazzi, riunendoci, ci siamo detti perché non focalizzare il tema sull'estinzione degli animali. E tra un'idea e l'altra è uscita fuori l'idea di rappresentare il panda. Il panda che è simbolo per l'eccellenza del WWF, e con l'inquinamento globale, i mutamenti climatici, non si è creato più l'habitat ideale di questo animale. E noi l'abbiamo voluto rappresentare in una veste molto più colorata e gioiosa, dove chiede aiuto a noi esseri umani affinché lui possa sopravvivere. E abbiamo avuto molti apprezzamenti su questa opera, e tant'è non ci aspettavamo tanti complimenti da parte della gente, da parte dei bambini. E per questo ringraziamo la Fondazione per averci dato questa possibilità. Dopo aver partecipato all'edizione 2020, il nostro augurio come associazione è quello che la Fondazione migliori questa iniziativa, facendola diventare un'attrazione turistica per tutto l'anno. Quindi, che altro dire? Un saluto a tutti quanti, ci vediamo l'anno prossimo. Allora, un ruolo fondamentale all'interno del nostro consiglio di amministrazione lo ha svolto il consigliere Dino Andresini, che noi consideriamo un po' la memoria storica del nostro carnevale. Vuoi perché fra di noi
è colui che ha trascorso più anni all'interno della fondazione, anche perché la carta d'identità dice che è un po' più anziano, un pochino più anziano rispetto a noi. E perciò abbiamo ritenuto importante il suo racconto sulla storia, sulla tradizione, il legame con il passato che può vantare il nostro carnevale, un patrimonio che fin da subito abbiamo voluto difendere e valorizzare. Allora, il mio apporto nella fondazione del CDA di quest'anno è stato un apporto molto amichevole, in quanto, essendo il più anziano di tutto il CDA, avendo più esperienza, ho raccontato loro le tradizioni che c'erano sul Carnevale di Putignano, che ultimamente erano un pochettino messe da parte. Ecco, tra le varie tradizioni che avremmo voluto riportare in auge c'è quella della pentolaccia. Sarebbe stato un po' il quinto appuntamento ufficiale dopo le quattro sfilate, si sarebbe tenuta il sabato, subito dopo la sfilata del Martedì Grasso. Dico avremmo perché, come tutti ben sapete, l'evento è stato annullato per via dell'emergenza sanitaria che incombeva proprio in quelle settimane, perciò speriamo di poter recuperare nella prossima edizione questa idea. Intanto ascoltiamo Dino proprio sul tema della pentolaccia. Molti non sanno che a Putignano, e non solo a Putignano, a noi è stato preso negli anni 70 di nuovo la pentolaccia, ma già stava prima. Infatti io sono stato uno degli organizzatori nel vecchio teatro a festeggiare la pentolaccia. Siccome si stava parlando all'inizio che c'era una quinta sfilata, per noi andavamo contro le tradizioni che sono le tradizioni di Putignano, e quindi, come d'accordo con tutto il consiglio di amministrazione, abbiamo deciso di festeggiare la pentolaccia ma al di fuori di quello che sono le sfilate, solo per la tradizione della pentolaccia, che non è altro che riempire una pignata di cartapesta, di quel che si vuole, forse meglio di cartapesta che fa meno danni, riempirla di cioccolato, di qualsiasi cosa che stanno dentro, salumi, formaggi, tutto quello che può capitare. Poi è il divertimento dei bambini, perché basta mettere una carrucola, farla scendere, far divertire la bambina che batte la pentolaccia, come simbolo si sente il suono che è come se si è rotto, e quindi il divertimento dei bambini. Tant'è vero che in altri paesi festeggiano dopo la pentolaccia, ma non è un nostro rito, Serra la Vecchia. Veniva molto usato nelle aziende agricole che festeggiavano la pentolaccia, molti lo facevano lì, e poi nei circoletti, nelle case. E io poi la ripresi questa festa della pentolaccia facendo venire dei cantanti, che ho tanti di quei ricordi, non sto qui a raccontare il tutto perché poi è all'infinito. Tradizione sì, ma non a dispetto dell'innovazione. Credo che a questo consiglio di amministrazione vada anche riconosciuto il coraggio di aver introdotto tutta una serie di novità, come ad esempio l'eliminazione delle transenne dal percorso della sfilata. Dino Andresini ci spiega un po' come siamo giunti a questa decisione. Ci siamo arrivati gradualmente, perché in una riunione del CDA, ricordo benissimo, anzi voglio precisare che non era una mia idea, era un qualche cosa che era stato già messo in atto, non ricordo l'anno quando è stato, comunque venne fuori, quando facevamo la prima sfilata estiva, per evitare, sai, poi nessuno poteva immaginare l'affluenza della gente, allora decidemmo di fare la sfilata estiva senza transenne, però posizionando i carri su tutto il percorso. Allora qualcuno era scettico di questo, perché si parlava sempre dell'autorizzazione della prefettura, se davano il permesso, non permesso. Siccome abbiamo messo, cioè abbiamo interpellato gente esperta riguardo di questi eventi, quando si stava parlando alla fine di transenne, uno di questi, non voglio fare il nome, dico l'ingegnere addetto a fare questa operazione, giustamente disse: ma voi ancora con le transenne state? Perché in effetti la transenne era un pericolo, più che del non transenne, transenne e non transenne. Le vie di fuga erano immaginarie, sì, stava la segnalazione, via di fuga, dove era il transenne, ma lì, così come stavano le cose, le vie di fuga erano tantissime.
Io capisco che c'è stata la prima sfilata, ci sono stati degli intoppi, qualcuno ci stava già giocando sopra, ma alla seconda sfilata, alla terza sfilata e alla quarta sfilata, grazie anche alla bontà del Padre Eterno, perché tutto dipende anche dal tempo, la gente è rimasta contenta perché dice finalmente io mi posso spostare dove voglio, non sono obbligato a rimanere fisso sul posto della transenna per non perdere il posto di visibilità. Questo CDA ha capito che bisogna rinnovare e nello stesso tempo non stravolgere, rinnovare, prendere degli accorgimenti al riguardo, per esempio della sfilata.